stiamo per collegare con Don Valerio Bersano, che è il segretario nazionale della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria della Fondazione Missio che è in qualche modo il braccio operativo della Conferenza Episcopale Italiana sulle missioni. Con lui parleremo tra qualche minuto di quella che è stata appunto ieri la giornata missionaria mondiale dei ragazzi, col tema La missione si fa insieme, ecco, lo state vedendo in questa immagine. Vediamo se è collegato Don Valerio. Pronto, buongiorno. Eccolo qui, ciao Don Valerio, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, nel frattempo ti chiedo anche Don Valerio se puoi girarci il cellulare, ecco, in modo che ti vediamo per intero. Perfetto. Perfetto. Allora, dicevamo, altra giornata missionaria mondiale dei ragazzi, la missione si fa insieme. Ieri 6 gennaio, come ormai da tradizione, nella giornata dell'Epifania, lo ricordiamo, questa giornata che nasce a maggio, il 3 maggio del 22 con Pio XI, quando nasce la Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria, e poi il 4 dicembre del 1950, quando invece con Pio XII nasce quella che è la giornata mondiale dell'infanzia. Che giornata missionaria è stata e che sicuramente sta ancora continuando con prossimi appuntamenti? In che direzione è andata quest'anno la Fondazione Missio? Sì, la giornata missionaria dei ragazzi si celebra in tutte le comunità, nella festa, nella solennità della Epifania, ma anche nelle domeniche successive, perché la priorità, sento una voce di sottofondo, non capisco. Allora, dicevo, in tante comunità viene celebrata in giornate diverse, proprio per favorire la maggior partecipazione dei ragazzi, quindi non importa se viene posticipata rispetto il 6 di gennaio. L'intento tutti gli anni è quello di concretizzare la proposta missionaria coinvolgendo i ragazzi in modo tale che siano, secondo il carisma dell'opera, impegnati nella conoscenza un po' più allargata del mondo, delle realtà diverse che vivono i ragazzi nei vari continenti. La proposta ovviamente di sostenere i ragazzi e i missionari attraverso la preghiera e attraverso poi anche un impegno concreto, qual è appunto un segno di solidarietà, un'offerta per sostenere alcune delle tantissime iniziative a favore dei ragazzi. Quest'anno la giornata, dal momento che prende sempre spunto il tema nazionale dalla giornata missionaria mondiale che si celebra la penultima domenica di ottobre, prendeva spunto quella giornata dalle parole di Gesù il risorto. Appena si presenta ai discepoli, agli apostoli, di me sarete testimoni. Ecco, noi abbiamo voluto, ricordando a noi stessi, a tutte le comunità che viviamo, stiamo vivendo in sinodo, per la Chiesa, quindi questa riflessione importante sul lavorare insieme, sul fare insieme, sull'essere discepoli del Signore insieme. Abbiamo coniugato quindi il tema di me sarete testimoni e consapevolmente con l'impegno a lavorare con i fratelli, con gli amici, abbiamo cercato di coniugare queste due cose fornendo un tema importante. La missione si fa insieme, la missione si vive insieme, la missione ci educa a lavorare insieme, a pregare insieme, a sforzarci insieme perché la solidarietà sia veramente il nostro modo di rispondere alle parole stesse di Gesù il risorto. Don Quindi Valerio, questa. lo dicevi anche tu, ormai la
La giornata è un po' presente in tutto il mondo, è presente in oltre 130 paesi, immagino paesi anche stati dall'Africa piuttosto che la Mongolia, dove l'opera anche dei missionari è arrivata da alcuni anni. Quanto è importante, soprattutto per queste popolazioni, l'opera dei più piccoli, dei più giovani? Allora, la missione come tale, lo spirito missionario deve appartenere a tutti i discepoli del Signore. Non c'è età in cui non si possa annunciare il Vangelo, anche perché sappiamo, ce lo dice sempre Papa Francesco, ce lo ricordava molto bene anche Papa Benedetto XVI, che la testimonianza dei cristiani passa attraverso la propria vita, non tanto attraverso le proprie parole. Nelle missioni, nelle comunità dove i cristiani sono pochissimo, sono lo 0, qualcosa, questa presenza dei ragazzi chiamati anche loro ad essere missionari è accolta davvero con molto favore. Sono opere importanti per tutti, ma i ragazzi davvero coinvolti sono capaci di una risposta straordinaria. La solidarietà verso i propri coetanei è qualcosa che apre, che pone degli interrogativi. Ma perché fai così? Ma perché ti interessi degli altri? Ma perché sei sempre più ottimista e votato a parole di speranza e di pace? Ecco, noi diciamo che la catechesi nei nostri paesi, in Europa, in Italia, è importante. Certo che è importante, però parla ai ragazzi soltanto, sicuramente no. In modo particolare, fuori dal nostro continente, l'annuncio della parola di Dio, le comunità di base, fanno sì che ci siano moltissime persone riunite attorno al Vangelo. E tra questi, tra quelli radunati, riuniti attorno alla parola di Dio, ci sono anche i ragazzi, chiamati davvero a dare una risposta entusiasta a quella che è la fede per loro iniziale, ma importantissima. Peraltro, io conosco tanti, catechisti che possono, riferire con molta certezza, con molta convinzione, l'entusiasmo dei ragazzi converte e appassiona ancora di più gli adulti. Quindi credo sia importante, sarebbe bellissimo che in tutte le comunità ci siano, insieme ai catechisti adulti, ci siano anche i ragazzi che accompagnano e che accolgono le varie proposte con entusiasmo, il coraggio e l'entusiasmo tipico dei ragazzi. Lo dicevamo all'inizio, la Fondazione Missio, è in qualche modo il braccio operativo della Conferenza Episcopale Italiana sul tema delle missioni e soprattutto anche su quella che appunto è la giornata dell'infanzia missionaria. C'è anche un sito web che noi lasciamo anche ai nostri telespettatori dove possono trovare tutte le informazioni, le indicazioni che è www.missioitalia.it. Don Valerio, se dovessimo ricordare, ecco, in poche parole, una delle attività della Fondazione Missio per la giornata dell'infanzia missionaria, a cosa possiamo fare riferimento? Ma direi che lasciarsi coinvolgere nella proposta all'interno della propria comunità. Talvolta le nostre comunità parrocchiali soffrono un po' per il fatto che non vedono concretamente giovani e ragazzi. I ragazzi forse sì, all'interno delle varie proposte legate ai percorsi catechistici, però ecco, una proposta che mi sento di ricordare, di ribadire come importante è proprio quella di conoscere maggiormente le varie comunità sparse nel mondo. Noi impariamo moltissimo dalle comunità più piccole e anche più povere, per la loro solidarietà, per il loro entusiasmo, per l'impegno ad aiutare tutti senza distinzioni. Questo noi lo dobbiamo riconoscere. Abbiamo bisogno di una apertura maggiore. Io so che
ci sono tante iniziative e proposte molto belle nelle varie comunità, nelle varie diocesi. Non ricordo mai abbastanza quanto è importante la formazione anche attraverso la stampa, e per questo mi impegno a diffondere il mensile Il Ponte d'Oro, che è davvero una rivista straordinaria che vi invito ad aprire, a conoscere, sui temi della mondialità, sui temi della solidarietà, dell'impegno alla pace. Ecco, tutti i temi che vengono affrontati anche nelle scuole, ma che forse sono un po' sganciati da quello che è l'impegno ad annunciare la buona notizia del Vangelo attraverso la solidarietà, ecco. Ed era... Quindi le comunità... Prego, 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 Don Valerio. Quindi le comunità sono davvero arricchite e arricchiscono a partire proprio da una maggiore conoscenza e da un maggior coinvolgimento, a partire proprio dalla parola di Dio, dall'impegno. Non c'è mese, non c'è tema che non coinvolga tutti i ragazzi. Il percorso, l'itinerario che attraverso il sito www.missioitalia.it, come è stato detto, l'itinerario tocca tutti i mesi dell'anno pastorale. Quindi questo tempo appena concluso dell'Avvento, il tempo del Natale che concludiamo domani, e anche i mesi successivi, l'impegno alla preghiera, come nel mese di maggio un'Ave Maria perché ci sia insieme alla solidarietà materiale la preghiera e la conoscenza di tutti i contesti dove il Vangelo è annunciato con la vita. Ed era Don Valerio Bersano, segretario nazionale della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria della Fondazione Missio. Grazie Don Valerio per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, con l'auspicio magari, perché no, di incontrarti magari prossimamente qui a San Giovanni Rotondo. Buon lavoro anche a tutti voi. E noi ci fermiamo per qualche altro minuto di pubblicità e poi torniamo qui per l'ultima parte di questa puntata di Just Today.